Probabilmente è sintomatico di autismo. Forse conosce anche qualcuno che gli è stato diagnosticato, ma non riesce a definire chiaramente cosa sia. Diciamo che non hai una definizione nel tuo dizionario, nel tuo vocabolario. Questo video ti aiuterà in questo. Per cominciare, precisiamo che si chiama Autismo Spectrum Disorder, abbreviato in SD. Se chiediamo a Google, ci darà la definizione di Oxford Language. Una condizione del neurosviluppo di gravità variabile e con effetti permanenti che possono essere conosciuti fin dalla prima infanzia, caratterizzata principalmente dalla difficoltà di interazione sociale e comunicazione, e inaschivi pensieri e comportamenti restrittivi e ripetitivi. Se vogliamo indicare ulteriormente, possiamo chiedere anche a DSM-5. Deficit marcati nella capacità di comunicazione sociale e verbale, verbale e non verbale, meno azioni sociali evidenti anche con supporto in atto, avvio limitato delle interazioni sociali e risposte ridotte o anormali alle aperture sociali degli altri. Come possiamo vedere da queste due definizioni, l'ASD non è una sola cosa, è un insieme di stranezze e carenze, quindi non è possibile avere una precisione precisa e sintetica. Cavolo, queste due definizioni mancano anche di dirti che è una condizione correlata allo sviluppo del cervello. Resta sintonizzato per molti video, per altri video sull'autismo. Grazie per l'attenzione.